creato un nuovo torneo di lotta. Oh, che bello. Bene, è passato di tempo. Le regole sono sempre le stesse. Ne abbiamo aggiunte alcune per rendere tutto più avvincente. A ogni turno superato otterrai dei gettoni. Potrai venirli e andartene o giocarli nel turno successivo per vincerne molti di più. E se perdo nel turno successivo? Allora rimarrai a mani vuote. Più alto il rischio, più alta la ricompensa. Ah, quasi tra sempre di scommettere. Ora capisco chi è più avvincente. Pronto a lottare? Ma sì, dai, facciamocela una scazzottata. Certo. Aia, mi ha rotto il setto natale. Non dovremmo qualche problema da risolvere? Questa testa vuota non vuole festeggiare Ostara. È l'equinozio. Il velo tra i mondi sarà pericolosamente sottile. Dobbiamo prepararci. Perché non fare entrambe le cose? Prepariamoci per l'equinozio e festeggiamo Ostara. Vedo che avete già decorato qualcosa. Certo che sì. È il nostro lavoro. Abbiamo anche organizzato nuovi eventi e ne riproporremo alcuni di Yule. La baldoria e l'allegria attireranno gli spiriti. Ti aiuterò io a proteggere l'insediamento, Alves. Bene, vediamoci dopo il tramonto. E prima che lui ti spieghi la caccia all'uovo, sappi che mi ha costretto. Dunque, c'è molto da fare. A Norvid servirà aiuto con le decorazioni e forse a Meida servirà un incoraggiamento. Non ha preso bene l'incoronazione a regina della primavera. Quanto lavoro! E la caccia all'uovo? Oh, è già cominciata! Avvertimi quando sei pronto a iniziare la caccia. Ma di che stiamo parlando? Ma questo fa parte dell'aggiornamento? Non della storia. Cosa mi offre? Norvid, so che ti serve il mio aiuto. Eivor, sì. Sono talmente impegnato a non fare niente. Negozio con gli oggetti di Ostara che non ho ancora avuto il tempo di decorare l'insediamento. Vuoi che lo faccia io? Certo, un vessino qui, un mucchio d'ossa là. Puoi anche modificare il grande albero se vuoi. Temo proprio che non tutte condividano i miei gusti. Ma sì, te la caverai. Oh, e non dimenticare di provare i giochi. Potrai ottenere tantissimi gettoni della festa. Ho degli oggetti molto interessanti per te. E questi gettoni li offro io. Grazie, Norvid. Farò del mio meglio per decorare l'insediamento. Ma se sarà un disastro, la colpa sarà tua. Come si fa a decorare? Devo decorare. Ci sono molti luoghi da decorare nell'insediamento. Devi solo trovarli e decorarli come più ti piace. Va bene, come ottengo gettoni? I gettoni? Semplice. Prova le attività della festa o dai una mano nell'insediamento. Facile. Grazie, nove, addio. Devo andare, stammi bene. Addio, dai, senza pensieri. Allora, dobbiamo decorare un po'. Cosa è questo? Un conto sono le razzie. Un altro oh, ragazzi, devi iniziare di cimare. No, abbiamo già bevuto, basta. Dove formare anche i friendly? Che vuoi tu? Alwyn, dicevi qualcosa su una caccia all'uovo? Oh, proprio così. Ma sarà molto più di una semplice ricerca di uova, perché ci vorranno mente sveglia e occhi aperti. Sembra quasi un'attività per bambini. Lo è. Ecco perché l'ho resa più difficile. Alvis ha scritto gli indizi sotto forma di indovinelli. E io ho nascosto le uova in luoghi introvabili. Ecco il tuo primo indizio della caccia.
La caccia aperta, le uova nascoste. Guarda ovunque, cerca senza soste. In 6 casi avrà un indizio, 9 altre volte al tuo giudizio, starà al tuo giudizio. Se le 15 uova avrai trovato, ritorna da Alvin, te lo sarai meritato. Bello. Ah, adesso prendo l'indovinello. Guarda ovunque, cerca senza soste, se 6 casi avrà un indizio. 6 casi avrà un indizio, quindi avrò 6 indizi. O 6 possibilità di avere un indizio. 9 altre volte sarà il tuo giudizio. Altre 9 invece magari dovrò fare qualche scelta. E poi che sono 15 uova. Questo so. Ok. La posso già decorare. E che cosa metto? Irlanda, io le caratteristiche. Ti ho questo. Posso mettere anche un altro? O soltanto uno? Soltanto uno, no. Devi mettere Yule. Meglio, meglio. A posto. E qua l'abbiamo messo. Elemento decorativo. Qui intorno dovrei trovare delle uova. Ah, ecco qua. Ok. Abbiamo trovato delle uova. Sento un altro rumore. Che è successo? Perché siete evidenziati, bimbi? Altre uova, sono vicine, molto vicine. Le sento, eccola, qua dietro. Ehi, ho preso altre uova. Cerchiamo di avere la visuale un pochino. Ah, stavo qua. Ottimo. Credono che una morte brutale sia. Decoriamo un po'. Commettiamo ornamenti dell'albero rituale. A posto. Hanno preso il ritorno. Ottimo, 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 ottimo. È un po' bellenta. Che vuoi tu? Abbiamo organizzato un nuovo torneo di Che lotta. bello! Bene, è passato di tempo. Le regole sono sempre le stesse. Ne abbiamo aggiunte alcune per rendere tutto più avvincente. A ogni turno superato otterrai dei gettoni. Potrai tenerli e Bello! andartene o giocarli nel turno successivo per vincerne molti di più. E se perdo nel turno successivo? Allora rimarrai a mani vuote. Più alto il rischio, più alta la ricompensa. Ah, qua si tratta Ora sempre di capisco perché è più scommettere. avvincente. Pronto a lottare? Ma sì, dai, facciamocela una scazzottata. Certo. Aia. Mi ha rotto il setto natale. Non dovremo E toglierci. ammazzi. Ti faccio nero. Bello. Poi, ho vinto? Andavo contento. Ah, si sta riprendendo, giustamente. E questo è tutto quanto. Sei pronto per il prossimo turno? Vai, prosegue il Sono rischio. pronto. Vai, vai. Aia. Ah, questo è scritto. Becca
usare queste. Ma non... Oh, ma l'ultra istinto ha sbloccato questo. Ah, colpato, sarebbe più facile. Ah, ti ho fatto questo, vieni qua. Eccola. Riprenditi. Fatti un'altra bevuta. Non si sa mai. Meno male che abbiamo anche finito le cure. Vieni qua. Sei pronto per il prossimo turno? Ovvio che sì. Vai. Sono pronto. Oh, l'ho schivato. Fallo nero. Dai, fallo nero. Vai, vai, fallo nero, fallo nero. Aia. Vai, a terra. Terzo turno. È finita. Che deficiente. Ah, sono stato un cretino. Però abbiamo fatto la parte di gentile. Muori, muori, muori. Ora non mi fai più figo. Neccia la miseria. Mi hai fatto pure riprendere con calma. Riprenditi più. Riprenditi più. Non al massimo, va bene. Sta lottando e si sta ubriacando. Sei che? Pronto per il prossimo turno? Non l'ho visto tanto come. Sì, sono pronto. Non l'ho visto tanto. Aia. Ma come cacchio combatte questo? Fatti su. Non lo vedo tanto facile. Fatti sotto. Ma come? Una culata mi è andata. No, una capata mi è andata. Che sente questo qua, eh? No, no, la capata finale mi frega se. Che è successo? Che è stato? Questo sta fattissimo. L'ultima rischiamo, eh. Andiamo un po'. Rischiamo, va. Non te la senti, eh. Sei pronto per il prossimo turno? Vai. Diciamo se cerchiamo di superarlo. Sì, sono pronto. Forza e coraggio. Ah, ma sta ubriaco. Vediamoci, vediamoci.
Vai, Boris! Mettila là! No! Ehi, Boris, stai male, stai male! Non la vedo bene, non la vedo bene. Mettilo là, vol. No, ma perché non schifo? Vai, vai. No. Prendi fiato, Evo. Prendi fiato. Vai, vai. Ce l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatta. Pensa ancora. Stai fattissimo, Evo. Tu non vedi manchi i prossimi. Sei pronto per il prossimo turno? No, basta così. Andiamo a decorare. Prenderò i gettoni, Sunniba. Ho altro da fare. Ti vuoi risparmiare? Ecco i tuoi gettoni. Ho guadagnato i gettoni. Già siamo usciti vittoriosi. Vedeva, avrebbe visto proprio i mostri. Allora, dove dobbiamo andare? È un po' difficile. Intorno dovrei trovare delle uova. Ah, pure qua sono delle uova. Ah, faccia. Sono ovunque. Oh. Uova. Oh. Non dimmi che le messe là sopra. Leggere il minestrone? Ma che stai facendo? Ah, Evo! Uova, uova! Ah, una lettera. Oh, una lettera. Stato di Reverson, colonia. No, Reverson è potentissima colonia. Non siamo più un mucchio di tende messi insieme alla buona. Ora siamo un punto di interesse. Ah, beh. Tutti i processi, i progressi che abbiamo fatto. Forno e birreria. Ah, la birreria serve, la birreria, ragazzi, serve. Sono d'accordo con voi. Ancora, ancora. Eccole là. Non ci vuole poi molto. Non apprezzi la sottile arte del vero canzonaro. Per questo non comprendi. Vabbè, ragazzi, voi scherzate, ma io c'ho da fare una missione. Che bello vederti. La voce del nostro florido insediamento è giunta lontano. Guardati Ottimo. Intorno. Potresti scorgere delle facce nuove. Siamo alleati con i danesi del Grand Bridgeshire. La loro Jarl, Soma, ci ha promesso amicizia. Molto bene, Eivor. Queste prime vittorie ci ripagheranno. È così, e in molti modi. Una delle migliori guerriere di Soma, Birna, ci servirà con la sua lama. È una grande combattente e uno spirito allegro. Credo che si troverà bene. Lieta di averla qui. Bel lavoro. Ma chi sta gestionando? A posto. Eivor, solo per dirtelo, hanno aperto un negozio qui fuori. Un mercante, credo. Quando puoi, chiedigli di che si occupa. Credo faccia parte di una gilda, i Giovani Occhi. O era i Giovani Senza Occhi? Due cose un po' diverse. No, devo essermi sbagliata. Chiediglielo tu. Ottimo. Capanne dei cacciatori, vai, costruisci. Ci abbiamo? Stiamo pieni. Grande, vai, vai. Edificio completato. Grazie per l'aiuto.
Sappi che forniremo solo il meglio di pellicce, carni e ossa. Ottimo. E se vuoi andare a caccia, potrai portarci le tue prede. Prepareremo le pelli e i crani. Già, ho accumulato i trofei di Petra per anni. È una donna meticolosa. In ogni cosa. Lo terrò bene a mente. Godetevi la casa. E Ivor, tu mi sembri propenso a conquistare trofei. Mi piace vincere, ma non ricordo ogni mia vittoria. Le tue armi portano i segni di grandi battaglie. Eh sì. E il tuo orgoglioso incedere indica i tuoi trionfi. Mi sbaglio? Ci stai provando? Non sbagli. Perché lo chiedi? Per questioni di affari, ovvio. Wallace è il miglior conciatore e tassidermista dell'Inghilterra. Se vuoi che le tue gesta di caccia diventino saghe, il modo migliore è trasformare le tue prede in dei trofei. Se sconfiggi una bestia rara e possente, portala a noi. Ne faremo bella mostra per te. Buona sì. Idea. Cimeli per ornare la casa lunga. Grazie, Petra. Oh, prima che tu vada, hai un momento per me? Per un favore. Ti ascolto. Dimmi pure. Dimmi. In queste ultime sere ho sentito gli ululati di un branco di lupi poco oltre il limitare del bosco qui vicino. Se nessuno li ferma, divoreranno la selvaggina. E quando i cervi saranno morti, potrebbero venire qui. Credi che dovremmo scacciarli? Penso che dovremmo abbatterli. Col tuo permesso, ovviamente. E col tuo aiuto, se possibile. Buona idea. Verrò subito con te. Bene. È da stolti sottovalutare un branco di lupi. Andiamo. Tu fai la prova adesso. L'ultima volta si aggiravano sulla collina. Guidami. Andiamo, ti seguo. Veloce. Vieni, di qua. Petra è brava. Ah. Senti l'odore. Un lupo maschio. Marca il territorio per allontanare i rivali. Come sai che è un maschio? È un odore diverso. Si capisce. Questa è esperta, Ivor, Come hai imparato a seguire le piste? La mia è una famiglia di cacciatori. Vengono da un est sconosciuto anche a te, credo. Ma vivo in Inghilterra da molto tempo. È qui che ho trovato Wallace. Voi due siete fratelli come lo siamo io e Sigurd. Nell'onore, non nel sangue. Sì. Come racconta mia madre, trovammo Wallace abbandonato. Un infante nei boschi. Lo prendemmo con noi. Guarda, i lupi hanno ucciso qualcosa. Sono qui in zona. Quelle tracce devono aver trascinato via la loro preda. Siamo molto vicini. Ottimo. Vatti avanti, lupacci. Ah, vedi i segni di denti sulla carcassa? Sono diversi. È opera di un branco. Sono in molti. Esatto. Andiamo. Addirittura. E così trovaste Wallace nei boschi. Eravamo in viaggio nella foresta quando vidi un cervo bianco davanti a noi. Lo seguii sperando di abbatterlo, ma lo persi quando entrai in una radura. E lì per terra c'era un bimbo, il piccolo Wallace, solo e in fasce. Ah, guarda lì, i segni sull'erba. Hanno dormito qui. Sono colpito, Petra. Hai una grande abilità. E non hai ancora visto niente. La faccia. Che occhio. E così fu un cervo bianco a condurti da Wallace. Proprio così. Un segno del destino. Lo accudimmo e lo curammo finché non guarì. Io stessa ero poco più che una bambina. E da quel giorno in avanti fummo cresciuti come fratelli. Tracce molto fresche. Sono qui intorno e possono sentirci. Credo che se ne siano andati da poco. Vediamo un po' se da qua su riusciamo a vedere. Aiuto! Che c'è? Credo che abbiamo trovato i lupi. Ehi tu, riparati. Eivor con me. Abbattiamoli. Fatti sotto. Ma perché culo, però? Ma è impressione ammazzare questi due. Ma poveri, ma che mi stai facendo fare, Petra? Andarci a te. Poverino, dalla. Ma quanta bella. No, no, guardiamo.
Sembrano affar niente, Petra. Li abbiamo sistemati. Oh, grazie. Grazie di cuore. A entrambi. Sei tutto intero? Erano le tue pecore? Lo erano. Ora non più. Erano tutto ciò che avevo. Quelle povere bestie non hanno avuto scampo. Ho perso le mie mucche mesi fa e ora tutte le pecore. Buon Gesù, che razza di allevatore sono? Mi dispiace per il gregge, ma senza lupi potrai riprenderti in pace. Non senza la benedizione di Dio, ma ci proverò. Ti resta ancora la tua vita, e se hai quella potrai sempre rifarti. Eivor, aspetta. Sento qualcosa. Cosa? Che è successo? Oh, misericordia! Felix, Rosemary, i miei tesori, state bene! Venite qui, miei angeli preziosi! Beh, è andata bene. Sei stato grande, Eivor. Sai cacciare quasi quanto sai combattere. Dammi qualche settimana e saprò seguire le piste come te, o meglio. Sarei felice se mi superassi. È stato bello, Petra. Non esitare a chiamarmi se dovessi trovare altre belve minacciose. Sei il primo della lista, Eivor. A presto.